Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi siamo di nuovo su MotoGP 24, ma non siamo offline perché siamo su LiveGP. Infatti quest'oggi ci andremo a fare una gara su LiveGP che sarà il mio esordio. O meglio, avevo già fatto una mezza lobby con un'altra persona, eravamo appunto però solamente in due, quindi appena la gara era iniziata questa persona aveva quittato. Adesso ho trovato una lobby che magicamente è piena di gente e quindi finalmente abbiamo la possibilità di provare LiveGP. Io ve lo volevo portare ragazzi perché l'anno scorso ci avevo fatto anche un video. Quest'anno mi sarebbe piaciuto riportarlo per andare a vedere magari com'era adesso, in generale per farci anche qualcosa di diverso dal solito. E siamo al Circuit of the Americas, scusate perché la pronuncia è assolutamente importante, quindi ci andremo a fare la qualifica che ovviamente vi farò vedere solamente in parte e poi una bella gara. Siamo pronti per fare le qualifiche, ma prima ragazzi ovviamente vi invito a iscrivervi al canale per supportarmi, non vi costa veramente niente, mi date una grande mano, stiamo crescendo tantissimo, non fermiamoci proprio sul più bello, continuiamo, andiamo avanti così perché è veramente un grande aiuto. Ci siamo ragazzi, siamo nei box per le qualifiche. Ho scelto la moto del team Pramac perché mi andava di usare una Ducati ufficiale, ma di usare una moto che fondamentalmente è un botto che non uso perché veramente ultimamente non la ho mai utilizzata. E allora fiondiamoci subito in pista con qualche incertezza da parte dell'IA. Il casco che sto usando è un casco provvisorio, è quello che avevo usato come provvisorio della Moto2. Non volevo usare quello della carriera perché non mi convinceva. Cominciamo benissimo andando larghi. Vediamo che cosa riusciamo a fare. Allora, qui secondo me sarebbe già un buon punto di partenza riuscire a fare un giro, visto che già la gente inizia a cadere. Noi quindi prendiamocela con calma per questo giro. Già comincia ad andare largo, fantastico. Io non ho mai guidato al Kota con queste moto, con le moto GP, solamente con la Moto2, quindi ancora devo capire insomma come funziona. No, come giro non valido, dai. Stavo cercando di dire, devo ancora capire bene come funzionano queste moto qua. E vedo che impennano veramente tanto, quindi ho sparato subito l'anti-wheeling a 5. Non ho assetti ragazzi, quindi non ho appunto cambiato nulla. La moto è esattamente in configurazione standard, è proprio stock diciamo, anche se non so quanto si possa definire stock un prototipo del genere. E sicuramente la Ducati sarà la moto più performante, ma non è la più facile da guidare, quindi forse ho fatto un pochino una cavolata a prendere questa Pramac, ma non importa ragazzi, lo facciamo per il meme. Stiamo andando a terminare il serpentone, ribadisco, l'obiettivo è fare un giro, perché fidatevi che già portando a termine un giro si parte avanti secondo me. Su MotoGP 23 avevo degli ampi problemi di connessione che non erano proprio dei problemi miei soli, perché tendeva a buttarmi fuori. E adesso mi sono buttato fuori da solo stendendomi. Dicevo che tendeva a buttarmi fuori per questioni di connessione, anche se fondamentalmente la mia connessione era abbastanza buona. Credo fosse più un problema dei server, ma adesso lo scopriremo. Io vorrei cercare, mamma mia lì l'anteriore mi sta per mollare, di appunto portarmi a casa un giro valido che mi basterebbe, proprio perché appunto tanta gente, come tra l'altro abbiamo fatto noi prima, tende a cadere qua. E lo vedete anche perché si stanno stendendo praticamente tutti. E allora chi va piano va sano e volontà. Tra l'altro siamo pure in casco rosso per ora, quindi per farvi capire che io ho fatto un giro non tirando minimamente in questo primo settore, già siamo in casco rosso. Questa è una zona molto complicata, quindi la affrontiamo proprio piano piano piano. L'importante è già farci un bel giretto. Andiamo a staccare qua, freniamo forte, mettiamo la prima per avere spunto sul rettilineo, usare tutto il motorone di questa GP24. Giù a manetta ragazzi, siamo quasi a metà qualifica. Altro casco rosso qua. Molto bello questo casco rosso che appunto siamo riusciti a ottenere. Qua ho frenato molto prima perché non voglio rischiare di stendermi. Sono andato proprio tanto di freno motore perché ho buttato giù veramente tante marce. Non me l'annullare, me l'ha annullato. Mannaggia alla miseria ragazzi, mi faccio un giro da solo e via. We'll be right back.
Cupi, P3, ragazzi, ci siamo beccati quasi 2 secondi dal primo, ma siamo in terza posizione, quindi va bene lo stesso. Ci siamo, ragazzi, siamo pronti in griglia di partenza. Gomme, ho scelto delle doppie medie, anche se dietro consigliava una S il gioco, ma io di mettere le soft non mi fido più. Quindi doppia media, vediamo che cosa riusciamo a fare. Ovviamente sarà difficile riuscire a ottenere un bel risultato, ma noi daremo sicuramente il massimo. Prima posizione per questo ragazzo spagnolo, di cui non rischio di pronunciare il nome. Seconda posizione per Joel Gamer 93. In terza posizione il Sbinadero, unico italiano in questa lobby, quindi dobbiamo portare in alto i nostri colori. Quarto questo ragazzo francese, Babas. Quinto questo ragazzo invece con l'Aprilia, quindi attenzione. Poi abbiamo in sesta posizione una Ducati ufficiale. In settima una KTM GasGas, quella di Danny Ghost. In ottava abbiamo Donron 72, anche lui sudafricano. E in ultima abbiamo il nostro compagno con la Pramac, che quindi si è classificato un pochino più dietro di noi. Ma va bene, no gioco, qui non c'è nessuno, quindi è inutile ce lo fa vedere. Ci siamo, ragazzi, siamo pronti per partire. Prima dentro, gas a martello e ragazzi, andiamo. Parte adesso il Gran Premio delle Americhe sulla FGP. Ottimo scatto da parte No. Ricordatevi sempre, ottima partenza da parte nostra. Posso mettere delle gomme nuove? Vabbè, le metto proprio giusto per il meme, tanto le gomme sono sempre quelle fondamentalmente. Bene così. Ci riproviamo, ragazzi, siamo pronti per partire di nuovo. Prima dentro, gas a martello e ragazzi, andiamo, sperando che stavolta non ci cannonino malamente. Gite piano, serpenti, e te da G piano. Ma anch'io però avrei da fare la curva. Zitti tutti, zitti tutti, va bene, va bene, oddio. Attenzione adesso, siamo partiti. Qua dentro su questa GasGas, questa Ducati molto aggressiva. Anche una Yamaha vedo. Mi dai un avvertimento per cosa? Lo sai solamente tu. Grazie Yamaha per il contattino. Oh mamma mia, bellissima questa Ducati così che cannona. Grande boss dentro qua. Incidente, avvertimento. Non ho toccato nessuno. Va bene, proviamo a prendere come riferimento Flick, che è qua davanti. Vediamo se riusciamo a scappar via. Perché se riusciamo... Dai, limiti pista, ma... Ragazzi, stiamo scherzando? Quanti avvertimenti ho? Non lo so quanti ne ho. Non lo so, ma forse anche troppi. Cerchiamo un attimino di distanziarci da quelli dietro. Andiamo un pochino più tranquilli. Oddio. Oh, mamma mia, qua davanti Flick rischia. Rischia tanto. Abbiamo 3 avvertimenti. Mi sa che il long lap, ragazzi, sta gara toccherà farlo. 7 giri. 35%. Il long lap ci tocca come l'osso al cane. No, Flick, stavo seguendo te, mannaggia la miseria. Qua davanti, qua dietro, anzi, c'è una Ducati ufficiale che sicuramente vorrà provare a passarci. Qua davanti però c'è Flick, che va un pochino a scatti. A posto, long lap subito. Long lap, ma ci buttiamo subito dentro. Siamo primi, siamo davanti, cerchiamo un attimino di imprimere il nostro ritmo, perché poi... Flick da lì, oddio. Ho sbagliato, mi sono deconcentrato. Attenzione, perché poi dobbiamo fare subito un long lap. Qui, ragazzi, oddio! Cosa sta succedendo, ragazzi? Aiuto! Vabbè, ragazzi, ma questo guardate quanto lagga. Corri, lo voglio passare, lo voglio passare. Andiamo avanti, andiamo davanti. Sbinda, scappa via. Incidente, avvertimento. Tanto oramai ne abbiamo pochi. Fuga, 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 ragazzi. Dobbiamo provare a imprimere il nostro ritmo, a scappare via, per così poi poter fare il long lap senza dover avere troppe preoccupazioni. Ho 2 giri per fare il long lap. Lo vorrei fare proprio all'ultimo, per provare a scappare via prima. Ma questo ragazzo con la Ducati entra.
Non voglio pronunciare il suo nome perché lo sbaglierei sicuramente. Vediamo un piccolo spazietto qua all'interno e lo prendiamo. Avvertimento. Ma ragazzi, forse penalità severa un po' troppo, perché non mi sembrava lì di aver tagliato. Attenzione, attenzione, calma, calma. Come posso rimanere calmo con uno che mi fa così il rettilineo però? Toh, passa frate, passa. Cosa sta su... Cos'è? Cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Faccio il long lap. No, non me lo conta. Ma vai a quel paese, vai. Ho deciso di fare il long lap perché avevo quella Ducati lì davanti, mi dava solo fastidio. Mi sa che il long lap allora a sto punto mi conviene non farlo. Qua dentro su questa gas gas, subito dentro, cattivi, cattivi dentro. Grazie frate per avermi... Regola dell'interno ragazzi, non si smentisce mai. Altro avvertimento, dai. Calmi ragazzi, calmi. Oh, che mi sembrava boh, fosse tipo frame laggato. Proviamo a rifare il long lap. Stavolta il long lap lo devo fare, ma lo faccio andando piano. E tra l'altro c'è il rischio che ne devo fare anche un altro. Prima ho deciso di fare il long lap perché mi sono ritrovato quello lì davanti in quel modo. E mi sono detto, no fra, cioè che cosa voglio fare lì? Avevo quello lì, non riuscivo a guardare la pista. Dico, faccio il long lap e amen. Me lo tolgo subito. Almeno mi levo il prema di quello lì. E invece niente. Adesso proviamo a fare sto long lap, vediamo se ci riusciamo adesso. Se no mi conviene mantenermi la penalità, ma non mi ricordo di quanto è la penalità, mi sa 3 secondi. Riproviamoci. Lo faccio piano piano. Allora, dai, 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 l'abbiamo fatto, bene. Bene, l'abbiamo fatto, bene, l'abbiamo fatto. E adesso ragazzi, testa, cerchiamo di non prendere più avvertimenti. Abbiamo un'unica possibilità per prenderne un altro. E vediamo se questi davanti cadono magari. Purtroppo lì forse interno non mi ci dovevo buttare nemmeno io, ho sbagliato. Però magari questi davanti potrebbero cadere. Quindi testa, stiamo attenti. Eccoli, è caduto quello che laggava. Ma non abbastanza, rimane comunque davanti, peccato. Vorrei prendermi almeno il podio ragazzi, perché almeno mi aumenterebbe un po' di punti sulla VGP. Invece mi sa che la quarta posizione non dà nulla e un pochino mi farebbe rosicare. Però va bene, vediamo. Tanto comunque non che la classifica mi interessi più di troppo ragazzi, perché io la VGP non lo gioco tanto. Però insomma, ecco, sarebbe sempre meglio provare a salire, ecco, sempre meglio stare davanti che dietro. Ma mi sa che oramai la situazione è abbastanza statica. Dai ragazzi, che se per caso cade quello davanti, è caduto uno davanti, ma mi sa che è troppo davanti. Se per caso quello davanti a noi riuscisse a cadere, potremmo tenerci la posizione. Avvertimento, porca miseria, non possiamo più sbagliare. No, no, me ne ha dato un altro, long lap. Non lo faccio. C'ho 6 secondi da quello dietro, non lo faccio long lap ragazzi. Stavolta non lo faccio, mi dispiace. Stavolta long lap non lo faccio. Certo che forse anche un po' eccessivo, ecco, vorrei dire. Penalità severe, ok, ma se sfioro il verde mi dà la penalità. Cioè, un po' too much, che dite? Quello davanti a me c'è il long lap, però adesso ce l'ho anch'io, quindi la situazione si è esattamente ristabilita. Fantastico. E davanti non cadono però, non cadono. Vediamo se magari cambia qualcosa, ma la vedo dura. Siamo nel penultimo giro ragazzi, oramai è difficile che le situazioni cambino. Mi sa che dobbiamo rassegnarci alla quarta posizione se non facciamo errori. E ciò mi darebbe un pochino fastidio. Però vediamo ragazzi, vediamo. Allora, devo dire che se non fosse stato il disastro dell'inizio sarebbe stato anche più bello. È caduto questo davanti.
Corri sbinda. Eccolo. È dietro di noi e anche un long lap lui da fare. Attenzione. C'è pure questo qua davanti. Attenti. Attenti perché questo qua davanti... Ah, è doppiato, è doppiato. Ma tu guarda, è doppiati ragazzi. Attenzione. Ok, è andato largo, bravo. Grande frate, grazie mille. Dobbiamo tenerci dietro questo qua dietro. Che però vedo che non ha più il long lap. Non mi dire che l'ha fatto. Ma mi sa che proprio va proprio più forte. Indipendentemente da long lap o non long lap. Beh, magari cade un'altra volta. Non lo possiamo sapere. Io nel dubbio, ragazzi, rimango davanti. Il long lap non lo faccio. Lo so, forse sbaglio. Ma preferisco non farlo e beccarmi 3 secondi. Oh, lo sta facendo quello davanti a me il long lap invece. Al massimo lo facciamo al prossimo giro, dai, vediamo. Attenzione adesso. Questo è il ragazzo di prima che laggava un botto. Io, ragazzi, spero delle loro cadute, che potrebbero permetterci di portarci a casa un bel vantaggio e di conseguenza di tenerci sto podio. Vediamo, ragazzi, siamo... Il primo è entrato nell'ultimo giro, noi stiamo per entrarci. Avvertimento grande. No, 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 sbinda, frena. Abbiamo dietro questo qua, però, ragazzi, mi sa che è dura. È dura adesso, è dura. Adesso è dura. Lui stacca forte, gli lascio lo spazio. Potremmo provare ad incrociare qua. Non c'è nulla da fare. Mi sono spaventato di provarci all'interno, ragazzi, perché lì la regola dell'interno sarebbe sicuramente intervenuta. Oh, mamma mia, momenti lo prendo. Ah, mannaggia. Altro avvertimento. Proviamo qua ad entrare, no. Ragazzi, male male. Però forse col traino di questo qua ho sbagliato di nuovo. Oramai gli avvertimenti fioccano. Quello come fa a passare sul cordolo in quel modo? Se ci provavo io probabilmente volavo. Larghi, larghi, larghi tutti. Dentro qui. Non so manco più quanti avvertimenti ho. Ne ho presi tipo 22. Ma ne stiamo prendendo tutti 22. Quindi attenzione adesso. Oddio. Olè, ma che c'ho? Un doppio long lap per caso? Sì, due long lap, fantastico ragazzi, al top. Al top, due long lap ragazzi, let's go. Però la quarta posizione è al sicuro. Questi qua non cadono e se cadono dubito che gli diamo 6 secondi. Ragazzi, è stata una bella gara però dai, comunque tutto sommato non ci possiamo lamentare. Non ci possiamo lamentare, sicuramente ecco il fatto che non conoscessi la pista ha influito e come. Però dai, ci sta. Ci sta, ci siamo presi tipo 15 avvertimenti, una roba del genere. Largo lui, ma tanto non l'avremmo ripassata a prescindere. E allora ragazzi, P4, dai, ci sta, non lamentiamoci. Madonna, mi sono un pochino spaventato. Va bene ragazzi, dai, P4, accettiamo questo risultato, ci sta. Siamo contenti. Non è andata troppo male. Sarebbe potuto andare peggio. Allora va bene così. Dai, abbiamo girato, non dico benissimo, però bene. I primi due, vabbè, 2.02 alto, un altro sport. Poi noi in 2.04 E gli altri un pochino più lenti. Quindi noi siamo stati fondamentalmente i primi dei normali. Insomma, possiamo essere contenti così, ragazzi. Non c'è da lamentarsi, dai. Eccolo qua, lo sbinadero che vediamo esulta, è contento comunque. Ma non è andata troppo male, dai, addirittura i pugni così, bravo sbinadero. 36 punti guadagnati, che gran guadagno ragazzi, c'è da essere contenti. Siamo 105esimi al mondo, vabbè non è male. Mi considera due gare ma la prima fondamentalmente non l'ho fatta, questa è stata la prima. Quindi ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questo video. Vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale come ho detto all'inizio perché è veramente fondamentale. E non ho nient'altro da dirvi, se non che vi do appuntamento ad un prossimo video. Ciao a tutti.